Eccoci ancora in diretta, ancora insieme, eccoci qui. Allora, ma lo sapete che sono 8.000 gli italiani in lista d'attesa per ricevere un organo, che so, un rene, un fegato, il cuore o un polmone? È un problema molto molto grave questo, e però si è partiti con un'iniziativa, devo dire, assolutamente meravigliosa, meravigliosa perché sono partite le dichiarazioni all'anagrafe sul consenso se trapiantare. Sì, trapianto no. Quindi c'è un legame tra i trapianti e la carta d'identità. E pensate, uno su tre è donatore. È partito questo esperimento in Umbria lo scorso marzo e si sta concludendo in questo periodo e si è avuto il sì di oltre 3.000 cittadini. Andiamo a vederla un po' più nel dettaglio. Questa notizia comparsa oggi sul Corriere della Sera, sì o no alla donazione di organi sulla carta d'identità. A possedere il documento col contrassegno virtuale del consenso o del diniego sono più di 3.200 italiani, pari al 30% di tutti i cittadini dei comuni di Perugia e Terni, che appunto dicevamo da marzo fino alla scorsa settimana si sono recati presso uno sportello all'anagrafe per il rinnovo del documento. Allora, tra breve verrà estesa questa iniziativa in tutta Italia e l'obiettivo è proprio quello di allargare la rosa dei candidati alla donazione e tagliare quindi le liste d'attesa, accorciare un pochettino i tempi. E gli organi purtroppo scarseggiano un po' ovunque, e non soltanto in Italia. E dal punto di vista della media dei donatori per milioni di abitanti, pensate, il 23,5% non è messa male l'Italia, però grazie al miglioramento appunto su questo piano organizzativo. Praticamente adesso, con questo uso della carta d'identità appunto come strumento per raccogliere la volontà, no? L'espressione di volontà dei cittadini, è prevista proprio con il decreto milleproroghe del 2010. Quindi l'Umbria si è offerta appunto come terreno di prova, no? Per vedere come può funzionare. E a quanto pare funziona molto bene e anche i consensi mi sembrano abbastanza alti. E così facendo l'Italia diventa il primo paese europeo a partire con questa procedura sistematica della carta d'identità. E se le volontà vengono dichiarate in fase successive, ad esempio vi starete chiedendo, prima alla ASL, ad esempio, e poi al comune, quindi al contrario, è sempre quella che vale è sempre l'ultima. E quindi in ogni momento però il cittadino può cambiare idea trascrivendola su un semplice foglio, che non servono né notai né testimoni. Ecco, infatti viene riportato proprio l'importanza di un dato: la percentuale di dinieghi alla richiesta di donare non cambia se cambiano le modalità, quindi ci si può ripensare in qualsiasi momento, ma poi perché dovremmo ripensare, no? È un gesto talmente così altruista, un gesto talmente bello che non ci costa veramente niente. Dare questo consenso vuol dire salvare moltissime vite e vedremo quando è che partirà questo esperimento, quando è che verrà esteso in tutte le altre regioni d'Italia. E invece un'altra notizia, che più che una notizia non si può parlare assolutamente di notizia nuova perché l'abbiamo sempre saputo che il fumo fa male, no? Però non è mai sufficiente ripeterlo, ma questa volta parliamo del fumo passivo e soprattutto di quei cattivoni dei fumatori che fumano in macchina. Voi sapete, in macchina assolutamente diventa una camera a gas. Fumare una sigaretta proprio mentre si è al volante non va bene. Non va bene prima perché vi può distrarre dalla guida e poi soprattutto perché fa proprio male, fa male a voi stessi doppiamente, ma se non siete soli dovrebbe essere assolutamente vietato. E se ci sono dei bambini, poi ecco, non ne parliamo. E questo perché il tasso di respirazione dei bambini è più veloce, no? I bambini respirano più velocemente, quindi hanno anche il sistema immunitario che è meno sviluppato e poi anche perché hanno meno capacità di allontanarsi dalla sorgente di fumo rispetto ad un adulto, quindi è veramente un danno che non ha proprio uguali. E gli studiosi hanno misurato i livelli di polveri sottili all'altezza della testa di un bambino all'interno
dell'abitacolo, ecco, di una vettura. E hanno fatto questo test su 14 macchine di fumatori e di 3 di non fumatori, alle prese con dei viaggi di media lunghezza della durata più o meno di una mezz'ora. Sapete che cosa è emerso? È terribile, che praticamente nelle macchine dei fumatori i valori di queste delle polveri sottili, i valori sono superiori di più di 10 volte rispetto alle macchine dei non fumatori. Ecco, quindi assolutamente no, diciamo no al fumo passivo, per i bambini soprattutto. Quindi genitori, fate bene attenzione, lontano dai bambini. Se poi smettete proprio di fumare, fate del bene a voi stessi. E i ricercatori infatti dicono che o forse di questo sarebbe meglio non parlarne, però possono causare, parlando dei bambini molto piccoli, possono causare delle cose molto tragiche, ma è il caso forse di dirla, addirittura la morte improvvisa nel lattante, le malattie dell'orecchio medio, le sinusiti e quant'altro. Insomma, va bene, stendiamo un velo pietoso sul fumo passivo, mi raccomando, lontano dai bambini, ma soprattutto lontani anche da voi. Smettete di fumare oggi, va, fate questo fioretto, magari fosse così semplice. L'appuntamento con la medicina, la salute e il benessere è per domani, sempre dopo le 12:35, sempre in mia compagnia, Liane Radici, in compagnia di Radio Yes, la radio della città di Roma. Medicina, salute e benessere è stato offerto da 2F 2000 SRL.